Allora, siamo alla prima di campionato a Viggianello, Castrum Bianelli. Abbiamo qui il presidente Luis Vizzini. Sì, salve, intanto grazie per la presenza di Viggianello Vacanze. Noi oggi iniziamo questo campionato che per noi sicuramente è un'esperienza nuova. Sappiamo, siamo ben consapevoli delle difficoltà a cui andremo incontro. È la prima volta che partecipiamo al campionato DC1, tuttavia da parte nostra non mancherà sicuramente l'impegno e la voglia di fare bene, e crediamo anche che ci siano in squadra dei giocatori, degli elementi validi da un punto di vista tecnico che ci possono permettere di ottenere dei buoni risultati. Ok, ringraziamo il presidente e ci vedremo poi a metà partita, a fine del primo tempo. Grazie. Personalità arbitro Andrea. Go!
Siamo qui con Mister Pulli, dopo questa splendida vittoria gli chiediamo un attimino come ha visto la squadra. È stata una partita ben giocata dai miei giocatori, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco in mano, anche nel primo tempo siamo andati giù 4-3 ma in maniera clamorosa, in quanto abbiamo avuto forse 7, 8, 10 occasioni da gol, nemmeno io sono riuscito a contarlo alla fine. Comunque la squadra è rientrata nella ripresa e mi è piaciuto perché ha reagito, non si è buttato giù di morale, ho detto soltanto ragazzi continuiamo così perché prima o poi i gol li faremo, così è stato. Comunque devo fare un plauso ai ragazzi, a tutti quanti, alla panchina, anche ai tifosi che sono stati fuori sempre, e questo è un elemento molto importante in casa, avere questi tipi di persone sempre dietro la rete che stanno a tifare per noi. Sono contento per la prima, la squadra ha sciorinato un bel calcio, onestamente era clamoroso se oggi non portavamo i 3 punti. Sono davvero soddisfatto per la partita di oggi, anche se la fase difensiva sicuramente qualcosa la dobbiamo migliorare per fare meglio, se no soffriremo fino alla fine in maniera clamorosa. Comunque alla fine sono davvero soddisfatto e contento dei ragazzi.
Allora, ritorniamo qui col presidente Luis Vizzino per farci raccontare un attimino cosa ha visto della partita dopo questa splendida vittoria da parte del Castrum Bianelli. Intanto sono molto contento per questa partita perché non ci poteva essere un inizio migliore. Sapevamo delle difficoltà a cui saremmo andati incontro e del valore degli avversari, però oggi ho visto una squadra, la nostra, molto concentrata, con la giusta cattiveria, e quindi credo che abbiamo tutte le caratteristiche, le possibilità per poter far bene quest'anno. Se continueremo a giocare con questa cattiveria, penso che riusciremo a toglierci belle soddisfazioni. E in più voglio sottolineare un aspetto che sicuramente è molto importante e non è banale ripeterlo, ed è quello del gruppo, perché noi abbiamo veramente un grande gruppo, un gruppo fatto di uomini e soprattutto di tanti amici. E i miei complimenti vanno anche a Mr. Pulli, per il quale sicuramente non ci poteva essere un inizio migliore, considerando anche l'importante pareggio in Coppa Italia contro il Lago Negro. Allora, siamo qui con il mister Angelo Caputo, allenatore della squadra degli allievi del Castrum Bianelli. Gli chiediamo un attimino come ha visto la partita e cosa ne pensa di questa squadra. Penso sia stata una partita molto tesa, una partita molto tirata. Devo riconoscere che la nostra squadra, anche essendo sempre sotto, siamo stati sempre in partita, non abbiamo mai mollato.